Sindaco di Pinerolo Luca Salvai, buongiorno, sono qui per farle delle domande che probabilmente risulteranno poco simpatiche, ovvero parliamo della sicurezza o, come qualcuno vuole intendere, di una mancata sicurezza per i cittadini a seguito di alcuni episodi che sono capitati nella città. Allora, la prima domanda è questa: siccome nei fine settimana si verificano episodi sgradevoli. Recentemente, nell'ultimo weekend, abbiamo avuto due azioni di criminalità importanti che Voce Pinerolese ha segnalato e pubblicato, e la gente si chiede come mai la polizia locale, almeno nei weekend, non sia presente sul territorio per un controllo. Ma allora, innanzitutto buongiorno a tutti, non ritengo domande scomode, cioè sta nel ruolo del sindaco rispondere a tutte le domande, siano esse comode o scomode. Io non ritengo che questa sia una domanda scomoda per un motivo: noi abbiamo cercato già di affrontare il problema non dal punto di vista della Polizia Municipale, ma dal punto di vista, diciamo così, della gestione del venerdì e del sabato sera sostanzialmente, perché oltre ai fatti che purtroppo sono stati raccontati da Voce Pinerolese, ne sono successi anche altri dove non so se siano usciti articoli, ma danneggiamenti, vandalismo, cioè il bar del centro ha messo gli ombrelloni nuovi, gli sono durati il tempo di una notte, il bistrò, stesso discorso, cioè di notte escono e cioè, probabilmente ne hanno bevuta una di troppo e insomma cominciano a spaccare e a dare fastidio. Io più che atti di criminalità, se mi permetti, li definirei atti di coglionaggine, chiedo scusa per il termine, ma di questo si tratta secondo me, perché più che un sistema, secondo me, di criminalità organizzata che fa questo tipo di attività illegali in maniera organizzata, secondo me sono più che tutto orde di ragazzini e vandali che dicono e bevono due di troppo la sera e poi fanno danni di questo tipo qua, si picchiano o danneggiano beni altrui. Allora, noi abbiamo cercato di affrontarla sotto un fronte, questa partita qua. La scorsa settimana abbiamo convocato i gestori dei locali, del centro, quindi di Piazza Fatta e Via Savoia, fondamentalmente cercando di mettere delle regole. Allora, gli abbiamo imposto un sistema di sicurezza, cioè prendete voi una ditta che vi faccia sicurezza che vi butta fuori onde evitare che succedano dei fatti spiacevoli. E abbiamo imposto degli orari di fine somministrazione e di fine della musica e insomma abbiamo cominciato un ragionamento con loro anche per cercare di contenere questi fenomeni qua. Per quello che riguarda la Polizia Municipale, per arrivare subito a rispondere alla domanda, ci sono due tipi di problemi diversi. Il primo è un problema che io le pattuglie serali non ce l'ho più. Non ce l'ho più, sotto organico, ho trovato una situazione, questo già 4 anni fa, decisamente sotto organico, che quindi nel giro dei turni non riuscivamo a garantire anche i servizi serali. I servizi serali è noto, non ci sono più ed è tutto lasciato un po' alla buona volontà delle persone. Se ho la disponibilità il sabato sera e il venerdì sera e gli agenti si fermano in straordinario, bene. Se questa disponibilità non ce l'ho, non ho i vigili il sabato e il venerdì sera, e questo è un primo aspetto che va affrontato, però come tornavo a ripetere, dipende molto dalla disponibilità personale che gli agenti mettono o non mettono. La seconda questione, invece, un po' più strutturale, su cui stiamo lavorando da tempo, è che l'anno scorso, come è noto, sono stati assunti 10 nuovi vigili, per cui l'organico l'abbiamo riportato, se non a una situazione ottimale, a una situazione più o meno accettabile, che ci potrebbe permettere anche di fare dei lavoretti in più, dei servizi in più. Queste nuove risorse sono state impegnate fino a poche settimane fa nel corso di formazione, che è un corso che dura mesi e che hanno fatto a casa, quindi in questi mesi qua noi abbiamo avuto una situazione per quello che riguarda la Polizia Municipale veramente critica, perché già siamo sotto organico così, in più 10 nuove risorse che erano arrivate di fatto per 3 mesi le abbiamo perse perché hanno dovuto fare il corso di formazione come è giusto che sia, per cui siamo stati fortemente in difficoltà in termini di organico. Adesso i ragazzi hanno finito il corso un paio di settimane fa
E in questi giorni proprio sto tornando alla carica su un progetto e una riorganizzazione interna del settore che secondo me va fatta ed è utile. Ovvero, tutti i settori di polizia municipale, credo d'Italia, quelli un po' più strutturati, sono organizzati per quelli che si chiamano i nuclei. No, c'è il nucleo della territoriale, c'è il nucleo della polizia commerciale, c'è il nucleo della polizia ambientale, ma soprattutto c'è il nucleo di polizia giudiziaria. Ok? E studiando un po' in questi anni ho scoperto, perché non lo sapevo, che il nucleo di polizia giudiziaria può svolgere vere e proprie indagini, non hanno limiti di orario, possono fare servizi in borghese, possono fare tutta una serie di attività veramente interessanti per andare a contrastare quelli che tu chiami fenomeni di criminalità, che lo sono a tutti gli effetti, ma che non essendoci una criminalità organizzata e problemi, secondo me, più di gestione ordinaria della sicurezza del sabato sera, del venerdì, diventa difficile scaricare sui carabinieri, che hanno un territorio molto più ampio da affrontare e probabilmente problematiche anche molto più grosse rispetto a quello che si verifica a Pinerolo. Ecco che avere un nucleo opportunamente formato e addestrato, perché non puoi mandarli allo sbaraglio, quindi ci va ancora quella parte lì di polizia giudiziaria che abbia la disponibilità di lavorare sostanzialmente senza orario, perché poi è quello, quindi servizio la sera, servizio la mattina, servizio di notte se necessario, permetterebbe di fare tutta una serie di azioni mirate, gestite direttamente dal comune con i propri uomini, di contrasto a tutti questi fenomeni qua. Però la polizia giudiziaria svolge un compito, come dire, di approfondimento di un'indagine o di un'inchiesta. Vedere la polizia giudiziaria come una forza di controllo del territorio la vedo difficile, No, sinceramente. condivido, io non la vedo come una forza di controllo del territorio, io la vedo come un nucleo di persone specializzate, che poi possono essere 3 o 4, anche solo, un nucleo di persone specializzate, ok, che inserito in un contesto ben preciso, quindi anche orari diversi, modalità di lavoro diverse, che secondo me sarebbe molto utile per andare a contrastare quei piccoli fenomeni di criminalità, ma penso anche alla stazione. Cioè ai fenomeni di spaccio della stazione, no, che ci sono. Allora, è chiaro che i servizi sono stati organizzati sia dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, ma poi, e li capisco e non voglio fargliene una colpa, probabilmente anche loro hanno robe più importanti, cose più importanti da seguire. Avere un nucleo potrebbe essere di supporto, perché tu lo piazzi lì in borghese, giorno e notte, per 3 giorni e fai quel lavoro capillare che invece le forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, purtroppo non riescono a fare. Ma se ci sono 2 pattuglie che girano su tutto il territorio del Pinerolese, cioè concordi con me, Dario, che Assolutamente diventa difficile. d'accordo. Allora, questo è un supporto. Con un'organizzazione della Polizia Municipale a nuclei, che spero è una cosa che riesca a fare entro la fine del mandato, che voglio assolutamente fare scritto in tutti gli obiettivi, DUP, PEG, dappertutto, io penso che si possa provare quantomeno ad affrontare il problema anche sotto questo punto di vista qua. Cioè, se io ho un nucleo di polizia giudiziaria in borghese che mi gira il sabato sera, ok, per i locali, e prima o poi questi qua che si divertono a rompere i dehors di chi lavora, prima o poi li andiamo a beccare. E questo è un lavoro che posso far fare mirato a un nucleo specifico. Non è che posso chiedere ai carabinieri state lì tutta la notte a beccare chi sfascia la vetrina, chi sfascia gli ombrelloni del bar del centro, perché non è. Cioè, non ce la fanno, ma Certo, giustamente. ecco, a proposito del controllo del territorio, come lei ben sa, signor Sindaco, piazza Terzalpini, ma dico piazza Terzalpini perché ci sono alcuni punti nella città di Pinerolo con qualche criticità, è scarsamente illuminata, i viali di piazza Terzalpini sono utilizzati anche da, diciamo, persone non proprio per bene. E sono segnalazioni che sono già avvenute. Non a caso, sabato sera un ragazzino è stato picchiato da una banda di ragazzi e poi, come lei sa, c'è stato sotto davanti all'ingresso del comune un'aggressione anche qui violenta con lo strappo della catena d'oro. Come lei sa, anche ai primi di giugno una persona anziana è stata scippata dalla sua catena d'oro in piazza Vittorio Veneto in pieno giorno, quindi sono azioni non di criminalità organizzata, condivido con lei, ma sono segni di microcriminalità che comunque disturba molto
diciamo, la tranquillità delle persone, cioè bisogna ricreare quel senso di sicurezza che pare si sia smarrita. Ma io non credo che il pinerolese medio si senta di vivere in un posto insicuro. Io non penso questo, ok? Io invece penso, di nuovo, quello che dicevo prima, che sia necessario che l'ente, questo sì, il comune di Pinerolo, ok, possa fornire una risposta, ok, a questo tipo di problematica qua. Alla micro, e questo lo si fa con quello strumento che dicevo prima, ok? Avere 3-4 persone, ok, che possano fare solo quello, quindi che possano svolgere indagini di polizia giudiziaria, ma nostri interni all'ente, quindi vigili urbani, agenti di polizia municipale opportunamente addestrati e formati, che possano intervenire lì. Cioè, voglio dire, l'altro giorno abbiamo fatto un blitz, un'operazione che era concordata ai giardini della stazione, dove sono intervenuti contemporaneamente vigili e carabinieri. Insomma, hanno identificato tutti, gli hanno fatto pressione sostanzialmente per andare a risolvere quel problema lì. Ecco, quindi queste cose qua si fanno, possiamo anche organizzarne uno su Piazza Terzapini, cioè magari adesso, cioè, nelle prossime settimane magari lo facciamo anche, poi te lo dico perché sennò non avrebbe senso farlo. Però ecco, il nucleo di polizia giudiziaria invece deve essere una roba proprio più mirata ad andare a fermare questi piccoli focolai, chiamiamoli così, no? Di criminalità che si generano in città. Che ciò non vuol dire vivere in una città, okay, dove è pericoloso uscire per strada perché ti scippano. No, cioè, secondo me Pinerolo non è questo e tutti i rapporti lo dimostrano. Ecco, Io lo dico l'importante è sempre: bloccare Pinerolo non è all'origine, questo, esatto, però esatto, evitare che. è importante essere strutturati, ok, per accorgersi subito di questi fenomeni qua e intervenire. Struttura che oggi, lo dico, purtroppo non abbiamo, ci stiamo lavorando. Quindi concludiamo, signor Sindaco, ho visto da parte sua l'impegno di strutturare la polizia, il corpo della polizia locale, anche finalizzato alla tutela e alla sicurezza dei cittadini. Peraltro ci sono tanti agenti, di questo sono sicuro perché ne ho parlato tante volte, che non vedono l'ora di farlo.